La vita e le tappe di Suor Faustina. L'apostola della Divina Misericordia. Padre Serafino Michalenko è un membro della Congregazione dei Padri Mariani dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Nel 1981 gli venne dato l'incarico per il Nord America di vice postulatore per la causa di beatificazione di Suor Faustina. Sono perciò 10 anni che sta lavorando a questo progetto, di cui gli ultimi 3 li ha passati a Roma. Noi gli abbiamo chiesto di parlarci di Suor Faustina e della devozione alla Divina Misericordia sul balcone del suo studio di Roma. Padre Michalenko, lei si trova qui a Roma per promuovere la causa di beatificazione di Suor Faustina, una religiosa polacca che morì nel 1938. Ci può dire tutto cominciando a raccontarci la storia? Fin dai primi anni, ella sentì una chiamata speciale a seguire le vie del Signore. Fin dalla più tenera età, ella affermava che gli angeli la svegliavano per invitarla a pregare e sua madre diceva che lo doveva fare. Solo allora si addormentava. Quando era piccola, suo padre aveva l'abitudine di leggere le storie di monaci ed eremiti e lei era convinta che un giorno sarebbe diventata come loro. Il suo nome di nascita era Elena Kowalska. Nacque nella Polonia centrale nel 1905 e fu la terza di 10 figli. I suoi genitori, di umile origine contadina, nacquero e vissero per tutta la loro vita nella Polonia centrale, in un piccolo paese non lontano dalla città commerciale di Wieprz. Glogowice, paese facente parte di uno più grande chiamato Świnicewarskie, un villaggio molto vecchio, qui nel cuore della Polonia. Fu in questa casa che il 25 agosto del 1905 venne alla luce Elena, più tardi conosciuta come Suor Faustina del Santissimo Sacramento, da quando entrò nella congregazione di Nostra Signora della Misericordia a Varsavia. La stanza più remota della casa è dove ella esattamente nacque. Entriamo e vediamo la dimora della famiglia Kowalska. In questa stanza principale della casetta vennero alla luce 10 figli. La terza fu Elena, colei che diventerà Suor Faustina. In questo angolo si trovava il letto. Fu qui che Elena venne alla luce con la missione di portare luce a tutti coloro che avessero udito il messaggio che il Signore attraverso di lei voleva si diffondesse più tardi a tutti. Quella finestrella laggiù è da dove, la sera, la piccola Elena passava senza disturbare nessuno per poter dar da mangiare alle mucche e poi recarsi in chiesa la domenica. Ecco qui la chiesa parrocchiale di Świnice, San Casimiro. Fu in questa chiesa che Suor Faustina venne battezzata e divenne figlia di Dio 2 giorni dopo la nascita. Fu qui che fece la prima comunione e la prima confessione ed è qui che amava venire a pregare non appena poteva. Ogni volta che i suoi impegni glielo permettevano, correva in chiesa. Faceva visita a questa chiesa anche più avanti, quando le venne concesso di tornare a casa sua a ritrovare la madre ammalata. Ricordando mentre pregava in questa chiesa con suo fratello, essa scrive così. Com'era facile pregare in quella chiesetta. Ricordo tutte le grazie che avevo ricevuto là e di cui allora non ne avevo ben compreso il valore e di cui forse ne avevo anche abusato. Mi chiedo come potevo essere così cieca e mentre ricordavo la mia cecità, improvvisamente vidi il Signore Gesù raggiante di una bellezza indescrivibile che mi disse con gentilezza. Tu sei colei che ho scelto, io ti concederò grazie ancora più grandi e tu sarai testimone della mia infinita misericordia per tutta l'eternità. Nella giovinezza
aveva prestato lavoro in diverse famiglie delle vicine città e la chiamata a farsi suora diveniva più forte. Ma i suoi genitori non volevano sentire assolutamente parlare della sua vocazione di andare in convento, perciò ella cercò di rinunciarvi. Un giorno però, mentre era ad un ballo con sua sorella, le accadde di avere una visione del Cristo sofferente che le disse: «Quanto tempo devo aspettarti ancora?» E come risposta lei lasciò il ballo, andò nella chiesa più vicina, la cattedrale, e prostrata davanti al Santissimo Sacramento chiese al Signore: «Che cosa vuoi che io faccia?» E udì una voce dentro di lei che le diceva: «Vai a Varsavia, là entrerai in un convento». Lei fece esattamente così e immediatamente quella sera stessa partì per Varsavia. Suo zio la portò alla stazione e lei aspettò da sola il treno per Varsavia. Poiché veniva da una famiglia povera, lei possedeva solamente gli abiti che aveva indosso. Ma intanto che il treno si avvicinava alla stazione, lei si fece coraggio, desiderosa di partire per quel viaggio che il Signore le aveva chiesto di intraprendere. Salendo sul treno, venne presa da tristezza, sapendo che questo avrebbe dato fastidio ai suoi genitori, ma lei sentì fortemente la necessità di essere obbediente a lui, che era arrivata ad amare così tanto fin da quando era una bambina di 7 anni. Confidando nella Vergine Maria, arrivò a Varsavia e chiese alla Madre di Dio di guidarla, poiché là non conosceva nessuno. Sentì delle parole dentro di sé che le dicevano di trovare un alloggio fuori città. Il giorno seguente tornò in città ed entrò nella prima chiesa che vide. La chiesa era quella di San Giacomo. Ed è qui, mentre pregava, che udì le parole: «Vai da quel prete, raccontagli tutto. Lui ti dirà che cosa devi fare». Allora andò in sacrestia, raccontò al prete tutto quello che aveva sentito dentro la sua anima e gli chiese di consigliarla in quale convento entrare. Elena provò un convento dopo l'altro, ma ricevette molti rifiuti, in parte forse dovuti al suo aspetto dimesso. A quei tempi le ragazze di servizio senza una dote erano raramente ammesse nei conventi. Ma nel luglio 1924 ella bussò alla porta del convento di Nostra Signora della Misericordia, a Varsavia. La madre superiora dapprima si rifiutò di ascoltarla, ma poi, cambiando idea, le disse di andare dal Signore in cappella e di chiedere a lui se volesse accettarla. Signore e maestro di questa casa, mi accetti? Il Signore rispose: «Certo che ti accetto, tu sei nel mio cuore». Quando tornò dalla madre superiore, questa le chiese se il Signore l'avesse accettata. «Sì», rispose. «Allora ti accetterò anch'io», le disse. Questo pannello, che si trova vicino all'ingresso della casa madre della congregazione di Nostra Signora della Misericordia, ricorda come fu qui che essa entrò nella congregazione a 19 anni nel 1925. E fu esattamente vicino a questo ingresso che esisteva un'uscita dal corridoio che Suor Faustina nomina nel suo diario. Qui ebbe una visione. Fu chiamata da una voce mentre era nella vicina cappella. Questa voce le disse di entrare e di prendere posto all'altare vicino al Signore. Mentre passava nel vicolo che portava a questa cappella esterna, era aggredita con risa di scherno, lancio di pietre, di sabbia e bastoni da parte di molta gente che lei conosceva e che le impedivano di accedere all'altare. E là, proprio le stesse persone che le buttavano addosso quegli oggetti, che la ridicolizzavano e alzavano la voce contro di lei, incominciarono a cadere in ginocchio implorando la sua intercessione per loro. E Suor Faustina scrisse che non portò rancore contro di loro perché questo l'aiutava nella sua santificazione. Questo cortile è tutto ciò che rimane del convento che esisteva al tempo della suora. Esso venne completamente distrutto nell'insurrezione di Varsavia. Era proprio questo il luogo dove Suor Faustina faceva la portinaia, curava il giardino e dava una mano in cucina, occupandosi del principale compito della sua comunità, che consisteva nel pregare per la riabilitazione delle ragazze di strada. Elena chiese al Signore per chi altro doveva pregare e fu allora che ebbe la prima visione mistica, raccontata nel suo diario, rivelando le condizioni delle anime del purgatorio.
In un istante io mi trovai in un luogo nebbioso, pieno di fuoco, in cui si trovava una gran folla di anime sofferenti. Queste persone stavano pregando con fervore per loro stesse, ma non serviva a nulla. Solamente noi possiamo arrivare ad aiutarle attraverso la nostra preghiera. Io chiesi a queste anime in che cosa consistesse il loro maggior tormento. Mi risposero che il loro maggior tormento era il desiderio insoddisfatto per Dio. Vidi la Madonna che faceva visita alle anime del purgatorio. Le anime la chiamano Stella del Mare. Da allora io sono in stretta comunicazione con le anime che soffrono in purgatorio. A quel tempo Suor Faustina aveva già preso i voti perpetui per entrare nella congregazione? No, essa intraprese la normale preparazione di postulante e poi un noviziato di 2 anni. E non appena il noviziato stava per concludersi, ella passò attraverso il processo spirituale chiamato la notte oscura. Questo è un processo di purificazione attraverso il quale passano le persone vicine a Dio. E Suor Faustina, a causa della sua obbedienza, vi passò molto presto. Questo la preparò per ciò che doveva succedere di lì a poco, e cioè alla missione che il Signore aveva predisposto per lei. Suor Faustina scrisse nel suo diario che Santa Teresa di Lisieux, per la quale lei aveva avuto una grande devozione, le era apparsa in sogno e l'aveva confortata. Le disse che doveva aver fiducia nel Signore Gesù e che anche lei un giorno sarebbe diventata santa. Mi trovo nella cappella della comunità delle suore di Nostra Signora della Misericordia alla periferia di Cracovia, in un luogo chiamato Lagiewniki. È in questa casa che Suor Faustina fece i suoi 2 anni di noviziato, un periodo di prova per diventare suora, nella comunità delle suore di Nostra Signora della Misericordia. Fu in questa cappella che Suor Faustina ebbe la vestizione e le venne dato il nome. Ed è anche in questa cappella che ella pronunciò i suoi primi voti ed anche, 5 anni più tardi, i suoi voti perpetui. Suor Faustina passò in preghiera molte ore esattamente qui, elevando offerte di preghiera davanti a questo altare, dove prima che vi fosse messa l'immagine della Divina Misericordia, c'era un'immagine del Sacro Cuore di Gesù, un luogo preferito per le sue preghiere. Dopo la sua professione, Suor Faustina lavorò in qualità di cuoca in questa casa per un breve periodo di tempo prima di essere trasferita in altro luogo. In cucina, durante il suo noviziato, soffriva per il fatto che le pentole erano così pesanti che lei non riusciva a svuotarne il contenuto. La cosa fu osservata dalla suora, che la rimproverò e non le fece più fare quel servizio. Suor Faustina si lamentò col Signore circa la sua debolezza. Da oggi in avanti tu farai questo lavoro facilmente. Io ti darò la forza. Confidando nelle parole del Signore, si affrettò ad afferrare la pentola prima delle altre suore. La sollevò con facilità e, mentre ne levava il coperchio invece delle patate che erano all'interno, vide dentro tanti mazzi di rose bellissime. Lei se ne stette là stupita e sentì nel suo intimo una voce che diceva: «I tuoi lavori faticosi io li trasformo in mazzi di fiori bellissimi ed il loro profumo sale fino al mio trono». Da quel momento lei fu molto più felice di lavorare in cucina. Quando la sua sorella minore Wanda venne a trovarla in marzo, seppe che questa soffriva di una grande depressione. Per nessun'altra persona Suor Faustina offerse così tanti sacrifici e preghiere al trono di Dio come per la sorella. Ella sentì che aveva forzato Dio a concedere la grazia della guarigione alla sorella. «Quando penso a tutto questo», scrisse, «io vi scorgo veramente un miracolo. Posso vedere quanto potente sia davanti a Dio la preghiera di intercessione». Dunque, quale fu l'inizio di quello che oggi chiamiamo la Divina Misericordia? Ebbene, subito dopo aver ricevuto i voti, la mandarono nella casa delle suore a Płock in Polonia, dove le suore avevano una panetteria ed anche una casa dove venivano accolte le prostitute e in cui si cercava di riabilitarle. Ed è in questo luogo che la sera del 22 febbraio 1931, appena rientrata nella sua stanza, ebbe una visione di Cristo che le disse: «Dipingi un'immagine secondo il modello che vedi con la scritta "Gesù, confido in te", che questa immagine sia venerata dapprima nella tua cappella e poi in tutto il mondo».
Quando raccontò tutto al suo confessore, ebbe questa risposta. Ciò si riferisce alla tua anima, le disse. Certamente devi dipingere l'immagine di Dio nella tua anima. Dopo aver ricevuto questa spiegazione dal confessore, ella sentì delle parole simili a queste. La mia immagine è già nella tua anima. Voglio che questa immagine venga dipinta con un pennello e che venga benedetta in modo solenne la prima domenica dopo Pasqua. Quella domenica deve essere la festa della misericordia. La sua superiore le disse di andare a farsi consigliare da un sacerdote, ma il suo confessore ancora non la comprendeva. Così lei andò da un confessore all'altro, ma non trovò pace. Malgrado queste prove, ella veniva sostenuta dalla fede e ricevette i voti perpetui nel 1933 nella cappella di Cracovia. E subito dopo fu mandata nel convento di Vilnius, nel cuore del paese, dove trascorse 2 o 3 anni della sua vita. Suor Faustina se ne partì per Vilnius, contenta di sapere che aveva avuto il permesso di fermarsi a Częstochowa, uno dei più bei santuari della Madonna in Polonia. Là avrebbe visto l'icona di Nostra Signora di Jasna Góra. Jasna Góra è il nome della collina dove venne costruito il santuario. Verso la metà del XV secolo questo santuario fu famoso in tutta l'Europa centrale. La storia di Nostra Signora di Częstochowa è intessuta in modo strettissimo con la storia della Polonia. Si pensa che la stessa icona sia stata dipinta da San Luca e sia stata venerata a Częstochowa per oltre 600 anni. Da tutta l'Europa venivano pellegrini a venerare questa icona miracolosa. Fu qui che Suor Faustina offrì alla Madre di Dio i suoi voti perpetui. La Madre di Dio le disse: «Non temere, figlia mia fedele. Parla con coraggio a tutti della divina misericordia e fai in modo che le anime si riempiano della fiducia di Dio. La misericordia è il più grande gioiello del trono di Dio». Padre, com'ebbe inizio la stesura del diario? Su richiesta del suo confessore, il quale le fece tenere un diario su cui annotare tutte queste cose che stavano accadendo nella sua vita interiore, in modo che di tanto in tanto egli avrebbe potuto rileggerlo per sapere come aiutarla. Io sto per annotare gli incontri della mia anima con te, oh Dio, negli attimi delle tue visite speciali. Ho ricevuto questo ordine da Lui, che per me è il tuo rappresentante sulla terra e che interpreta il tuo santo volere verso di me. Gesù, vedi com'è difficile per me scrivere, come sono incapace di esprimere con chiarezza ciò che io sperimento nella mia anima. Oh Dio, si può mettere per iscritto ciò che molte volte è impossibile descrivere persino a parole, ma tu mi ordini di scrivere, oh Dio, e questo mi basta. Era una ragazza in grado di scrivere in modo intelligente? Oh no, aveva malapena frequentato la scuola per 3 inverni e praticamente ogni sua parola è scritta in maniera sbagliata. Vedendo direttamente il manoscritto, le parole sono scritte come si pronunciano e, strano a dirsi, solo le parole tecniche più lunghe, quelle imparate per necessità, sono scritte correttamente. Lei butta giù sulla carta ciò che conosce, ciò che sente, ciò che pensa senza correzioni né cancellature. Come si può stabilire l'autenticità di queste pagine del diario? Che cosa le fa credere che siano autentiche? Cosa intende con autentiche? Intendo dire, abbiamo i fogli originali sui quali sono state scritte, di cui si sia scoperto che sono appartenuti senza ombra di dubbio a Suor Faustina? Sì, il diario venne sottoposto allo studio di un teologo che dapprima non volle aver nulla a che fare con esso. Egli lo lesse, ne fu colpito e lo rilesse ancora, e fu allora che egli si convinse che doveva essere analizzato e studiato e presentato, poiché il suo contenuto era di grande valore. Ed è così che egli diventò lo strenuo difensore di Suor Faustina e della sua causa. Ma alla fine come si arrivò a dipingere questa immagine? Ella cercò di dipingerla da sola, non ci riuscì. Cercò di trovare delle suore che vivevano con lei, quelle che sapevano disegnare un poco, ma non riuscirono ad accontentarla. Andò dalla superiore e le disse: «Ecco qui della tela, prenda i colori e dipinga».
ma anche questa non riuscì ad accontentarla. Stiamo pensando ora che tutti le credessero. Le sue superiori credevano forse che stesse ricevendo questi messaggi da Cristo? Oh no, non credevano fino a quel punto. Lei chiedeva, c'era chi acconsentiva, ma non diceva a nessuno io ho avuto una visione. Perciò nessuno sapeva che aveva avuto delle visioni o cose di questo genere. Perciò quando si venne a sapere che aveva queste visioni? Non lo si venne a sapere. Essa si era aperta soltanto a qualche sua superiore, al suo direttore spirituale, che era al corrente della sua vita interiore e della missione che le era stata detto di compiere. Il direttore spirituale a cui si riferisce era padre Michael Sopočko, il quale, sebbene poco convinto, diede l'incarico a Eugen Kazimierowski, un artista locale, di dipingere l'immagine di Gesù. Ho visto diverse versioni di quest'immagine. Suor Faustina fu felice di vedere quest'ultima immagine dipinta da quel pittore? No, non lo fu affatto. Infatti essa scrive nel suo diario che dopo averla vista, appena di ritorno dalla casa del pittore, entrò in cappella e pianse amaramente. Essa disse: Signore, chi saprà dipingerti nel tuo splendore? E Gesù le rispose: non è nella bellezza del colore, né nella bravura dell'artista, ma nella mia grazia che sta la grandezza di questa immagine. È del tutto sorprendente sapere che molti artisti furono invitati a dipingere l'immagine seguendo le istruzioni di Suor Faustina. Artisti venuti dalla Polonia, dall'America, dal Giappone, dall'Inghilterra e da molte altre parti del mondo. Ecco qui alcuni esempi dei vari tentativi che sono stati fatti, ma quello che è stato più largamente diffuso è questo dipinto del professor Hila. Che in effetti è l'immagine esposta sia nel convento a Cracovia, dove ella morì, che nella chiesa del suo paese natale, dove venne battezzata. Come vedete, fu davanti a questo dipinto che il nostro attuale Papa, già arcivescovo di Cracovia, venne fotografato in Polonia. Mi dica, quale significato hanno i raggi, uno bianco ed uno rosso, che escono dal costato di Cristo? Nostro Signore spiegò a Suor Faustina, alla domanda del suo confessore, che i raggi simboleggiano il sangue e l'acqua che escono dal suo cuore allorché venne colpito sulla croce dopo la sua morte. Molte persone vedono il fluire del sangue come un segno di morte. In effetti è veramente un segno di vita. Il sangue e l'acqua rappresentano i simboli del battesimo e dell'Eucaristia, i due sacramenti principali. Uno è l'iniziazione della vita cristiana e l'altro è il culmine della vita cristiana. E questo simbolo dell'acqua e del sangue che scorre dal costato di Cristo rappresenta Cristo che attraverso i sacramenti dona la sua vita a tutti gli esseri viventi. E perciò questi raggi sono la sorgente di vita e in effetti sono pure un simbolo della vita che arriva a noi per mezzo dello Spirito Santo. Dove fu esposta per la prima volta questa immagine? Essa fu pubblicamente esposta per essere venerata nel 1935 in occasione delle celebrazioni dei 1900 anni della Redenzione. Questo anniversario celebrato nel famoso santuario di Nostra Signora della Misericordia nella città di Vilnius, ora in Lituania. E cosa mi sa dire circa la scritta sul fondo dell'immagine? Gesù disse: almeno queste tre parole devono essere scritte qui. Jesus ufam tobie, che in italiano significano Gesù confido in te, io confido in te. E la parola che il Signore usò significa quasi una firma, un sigillo. Gesù confido in te, e porta perciò ad un personale impegno nei confronti di Gesù, io credo. Quali sono le promesse che si riallacciano a questa immagine? Fin dalla prima volta che Gesù apparve a Suor Faustina, il Signore disse: io prometto che l'anima che venererà questa immagine non perirà. Io prometto anche la vittoria sui suoi nemici già sulla terra, specialmente nell'ora della morte. Io stesso la difenderò come mia stessa gloria. Vorrebbe parlare della coroncina della misericordia? La coroncina della misericordia è nata da una visione che Suor Faustina ebbe un venerdì notte, il 13 settembre 1935. Era la vigilia della festa dell'esaltazione della Santa Croce. Ella ebbe una visione di un angelo con nelle mani fulmini divini che scendevano sulla terra per punire una certa città.
Suor Faustina si sentì impotente. Cercò di pregare usando diversi tipi di preghiera, ma sembravano non avere effetto. Mentre si trovava così disorientata per questa situazione così grave, fu rapita alla presenza della Santa Trinità e comprese appieno di quanto ingiustamente gli esseri umani trattano il Signore. Ma nessuna preghiera che le venne in mente ebbe alcun effetto. Allora essa ricordò che quel giorno aveva ricevuto la Santa Comunione e che Gesù stava dentro di lei realmente, ed avvertendo quella potenza della presenza di Cristo in lei, ella si fece coraggio e tutto a un tratto sentì nascere dentro di sé una preghiera. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi e del mondo intero. E a mano che ripeteva questa preghiera, vide che l'angelo stava calmandosi e la punizione di Dio si fermava. E poi il giorno seguente, mentre stava entrando in cappella, udì una voce che le diceva: ogni volta che entri in cappella, recita questa preghiera che ti ho insegnato ieri. E le fu spiegato come doveva recitarla. Come si recita la coroncina? Cosa le venne detto da Gesù esattamente? Come si prega questa preghiera? Le istruzioni che Gesù le diede erano queste. Doveva recitare un Padre Nostro, un Ave Maria, il Credo, e poi recitare questa coroncina usando una corona del rosario normale. Sui grani grossi, quelli dei misteri, recitare la preghiera Eterno Padre, io ti offro, e sui grani dell'Ave Maria le preghiere: per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. E dopo 5 decine, si termina la preghiera con la triplice invocazione: Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Questa devozione è abbastanza diffusa? Certo, questa è una preghiera molto importante per il Signore e Dio vuole che la si reciti molto spesso. In effetti, molte volte egli chiese a Suor Faustina di fare delle novene recitando questa preghiera. In un punto del suo diario, Suor Faustina scrive: il Signore mi fa capire che tutto può essere ottenuto per mezzo di questa preghiera. In un altro punto del suo libro egli le dice: figlia mia, incoraggia le anime a recitare la coroncina che t'ho insegnato. Sono contento di concedere loro ogni cosa per mezzo di questa coroncina. Quando i peccatori induriti la reciteranno, io riempirò le loro anime di pace e nell'ora della loro morte li riempirò di felicità. Se ho ben capito, Suor Faustina ricevette anche dei messaggi da Gesù che le disse che una festa speciale avrebbe dovuto essere stabilita. Può parlarci un po' di questa festa e di che cosa è stato fatto riguardo a questa festa? Sì, il Signore desidera che questa immagine della Divina Misericordia venga venerata in tutte le chiese del mondo. E particolarmente la prima domenica dopo la Pasqua, e che questa festa sia conosciuta come festa della misericordia. E ancora, egli promette che chiunque si avvicinerà alla sorgente della vita, accostandosi alla Santa Comunione in questa giornata, riceverà la completa remissione dei peccati e del castigo. E questo è come ricevere un nuovo battesimo, come spiegato da eminenti teologi che hanno esaminato gli scritti di Suor Faustina. E nostro Signore vuole anche che ci si accosti alla Santa Confessione, ma non necessariamente in quella giornata. Questa cerimonia si sta svolgendo nei cortili del convento di Cracovia, dove Suor Faustina visse e morì. Migliaia di devoti della Divina Misericordia si sono radunati qui per questa festa e questo avviene ogni anno, poiché Cristo ordinò questo a Suor Faustina, di festeggiare, come giorno speciale, la prima domenica dopo Pasqua, dedicandola alla devozione della Divina Misericordia. So che vi è stato un periodo in cui la devozione venne proibita dal Vaticano. Esatto, e questo durò 20 anni. Quando successe e perché? Questo successe nel 1959 a causa di false interpretazioni delle traduzioni del suo diario nel modo in cui venne scritto. La punteggiatura era inesistente, così che si fraintese ciò che vi era scritto e si pensò che le parole di Gesù fossero riferite a lei, e naturalmente come risultato nacquero grandi errori, così che tutto venne proibito.
Perciò è a Roma che si doveva riconoscere questa cosa. Ma non ci si deve preoccupare, poiché Suor Faustina stessa, nel suo diario, fece notare al suo padre spirituale che ci sarebbero stati momenti difficili in cui si sarebbe proibita tale devozione. Pensa che l'annullamento di questo divieto sia venuto dalla Polonia o dalla stessa Roma o da tutte e due le parti? Il vescovo di Cracovia ricevette molte richieste da parte del laicato che gli chiedevano di iniziare il processo di beatificazione di Suor Faustina, ma egli era esitante a causa di questa proibizione. Allora il suo amico, l'attuale cardinal Descour, lo incaricò di andare dal cardinal Ottaviani, che era allora il prefetto del Sant'Uffizio, per chiedergli se egli poteva iniziare il processo. E il cardinale disse: perché non è stata ancora fatta questa cosa? Frettatevi prima che scompaiano i testimoni. E così immediatamente l'arcivescovo diede l'incarico al suo coordinatore di Cracovia di incominciare il lavoro, ed in questo modo, anche prima che la proibizione venisse tolta, il processo di beatificazione prese il via. Padre, tornando per un minuto alla festa, è già una festa ufficiale della Chiesa? No, non lo è. A Suor Faustina il suo confessore permise di osservare questa festa privatamente ed il Signore la sollecitò più volte per tanti anni ad osservare quel giorno come festa, e allora quando ella seguì le sue direttive egli le espresse la sua gioia per queste cose. Sono convinto, padre, che al di là dello stabilire la festa della Divina Misericordia vi erano altri fattori connessi a questa festa. Sì, ve ne erano. In particolare, in molte occasioni, Nostro Signore chiese a Suor Faustina personalmente di domandare alla Madre Superiora che tutte le suore del convento potessero unirsi a lei nella celebrazione di una novena alla Divina Misericordia nei giorni precedenti la domenica dopo Pasqua. In altre parole, le chiese di celebrare una novena, incominciando dal Venerdì Santo e terminandola il sabato antecedente la prima domenica dopo Pasqua. In un punto del diario di Suor Faustina troviamo che il Signore le dettò persino le intenzioni per cui egli vuole che si preghi in ogni giorno della novena. Lei le scrisse e compose delle preghiere con queste intenzioni. Tirando delle conclusioni, se noi parliamo di devozione della Divina Misericordia, la coroncina ne è la parte più importante. Ha perfettamente ragione. Vede, attraverso questa devozione, recitando, o meglio pregando la coroncina, si confida in Gesù, sulla sua parola. In questo modo la preghiera, Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo figlio, ha un significato enorme ed è una potenza fortissima che coinvolge tutta la mia fede e mi stimola ad aiutare gli altri ad unirsi a Dio, ed è ciò che Dio vuole da noi tutti, riportandoci al cuore della fede cristiana. Suor Faustina non intercedeva per i peccatori solamente mediante le preghiere e le sofferenze, ma quando lavorava, ad esempio, all'uncinetto, a volte aveva l'ispirazione di chiedere al Signore di salvare tante anime quanti erano i punti del suo lavoro. Sentiva che Gesù le rispondeva nel suo cuore. Figlia mia, la tua richiesta è troppo grande. Tu lo sai, per 30 anni hai salvato anime proprio facendo questo tipo di lavoro. Perciò ti chiedo, Signore, accetta queste cose da nulla come cose grandi. Te le offro come atti di obbedienza. Ed è a questo punto che ella udì una voce nella sua anima. Mia cara figlia, io ascolto ed eseguo la tua richiesta. Più un'anima ha fiducia, più grazia riceverà. Il 25 marzo 1936, festa dell'Annunciazione, Suor Faustina scrisse nel suo diario. Allora vidi la Madre di Dio che mi disse: parla alle anime di questa grande misericordia, fin tanto che c'è ancora tempo, perché Dio concede la sua misericordia. Se tu ora non dici nulla, dovrai rispondere di un gran numero di anime in quel giorno terribile. Non temere nulla, sii fiduciosa fino alla fine. La grande devozione di Suor Faustina per la Vergine Maria la si può scoprire leggendo il suo diario per la festa dell'Immacolata Concezione l'8 dicembre 1937. Ella si preparò alla festa con grande impegno e per 9 giorni salutò Maria personalmente pregando 1000 Ave Maria al giorno in suo onore.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta. Proprio nel giorno della festa la suora scrisse: prima della Santa Comunione, vidi la Santa Vergine incredibilmente bella, che mi sorrideva mentre mi diceva: figlia mia, Dio mi ordina di essere in un modo tutto particolare e speciale la tua mamma. Ma io desidero che anche tu sia in modo tutto speciale mia figlia. Di certo era per farle comprendere in pieno l'urgenza della continua richiesta di Gesù per la festa della misericordia per i peccatori, tanto che subito dopo le fu mostrata una visione terrificante dell'inferno stesso. Venni condotta da un angelo negli abissi dell'inferno. La prima tortura è la mancanza di Dio. La seconda, il rimorso perpetuo. La terza è che il fuoco brucia eternamente senza distruggere. Nell'inferno esiste solo la costante compagnia di Satana, la disperazione, le maledizioni tremende e le bestemmie. Scrivo questo perché è Dio che me lo ordina, affinché nessuno possa dire che non esiste l'inferno o che nessuno si trovi lì. La maggioranza delle anime che si trovano là non credevano che l'inferno esistesse. A stento riuscì a rimettermi dallo spavento. E Cristo le parlò ancora: vai per il mondo e parla a tutti della mia infinita misericordia. Se i peccatori pregano questa coroncina anche solo una volta, riceveranno grazie dalla mia misericordia. Dì ai sacerdoti che i peccatori crollano sentendoli parlare della mia misericordia. Io concederò loro grandi poteri ed io toccherò i cuori a coloro ai quali essi parlano. Ella a quel punto comprese che Dio non condanna nessuno, solamente l'anima che lo vorrà sarà condannata. Ubbidendo al direttore spirituale, padre Andraz, continuò ad annotare tutto sul suo diario e vi possiamo trovare molti riferimenti circa i tormenti a cui Satana l'aveva sottoposta. Ella scrisse che Satana odia la misericordia e infatti questo diario, che dovrebbe essere uno strumento per ricondurre i peccatori alla misericordia di Dio, racchiude molti riferimenti agli inganni di Satana. Questa è Derdi, una casa di campagna che venne fondata dalle suore poco prima della morte di Suor Faustina. Fu qui che Suor Faustina passò prima di essere mandata a Cracovia da Vilnius. Vi trascorse qualche settimana aiutando in cucina. Allora avevano molto bisogno di aiuto. Fu qui che Suor Faustina seppe di essere molto malata e perciò apprezzò il fatto di essere circondata da bei boschi, aria fresca, così che poté migliorare un po' dalla malattia che aveva, la tubercolosi. Le suore le erano molto affezionate ed ebbero molto dispiacere nel vederla partire. E fu qui ancora che, al momento della partenza, a una delle sue consorelle che le era molto cara, Suor Giustina si chiamava, accennò che sarebbe morta fra non molto tempo. E che non si sarebbero più incontrate su questa terra. Suor Faustina passò quindi parecchi mesi in un sanatorio dove erano specializzati nel trattamento della tubercolosi e questa è la cappella dove si univa in preghiera con la comunità. Alla fine fece ritorno a Cracovia e al suo bene amato convento di San Giuseppe e alla stanza che le avevano preparato le sue suore. La sua salute andò deteriorandosi a tal punto che non poté più alzarsi dal letto, ma in questo periodo ricevette molte lettere dalle suore del noviziato,
alcune delle quali la divertirono. Una di queste diceva: «Siamo così spiacenti che tu sia così gravemente ammalata, ma siamo felici di pensare che quando Gesù ti porterà via, tu pregherai per noi, perché tu hai molto ascendente presso il Signore». Allorché la sua malattia progrediva, essa si ricordò di una sua prima visione del paradiso. «Oggi me ne andai in spirito in paradiso e vidi le sue indescrivibili bellezze e la felicità che ci aspetta dopo la morte. Vidi come tutte le creature là danno incessante lode e gloria al Signore». Poco prima della sua morte le chiesero se avesse paura di morire. «Perché dovrei aver paura?» ella rispose. «Tutti i miei peccati ed imperfezioni verranno bruciati come paglia sul fuoco della divina misericordia». A poco divenne sempre più debole e il suo solo desiderio era di unirsi al suo Salvatore. Gesù le apparve per l'ultima volta. «Il genere umano non troverà pace finché non si rivolgerà con fiducia alla mia misericordia». E così, soltanto dopo qualche settimana che era tornata al convento dove aveva passato così tanto tempo della sua vita come apostola della Divina Misericordia, e dopo che padre Sopočko, il suo confessore, le aveva fatto un'ultima visita, finalmente sicura fra le braccia del Signore e pregando la coroncina fino all'ultimo, essa spirò il 5 ottobre 1938. Mentre si trovava nel convento di Cracovia, dove morì Suor Faustina, padre Michalenko parlò con una delle poche persone ancora viventi che conobbero personalmente Suor Faustina e che avevano condiviso la vita con lei. «Suor Beata, che è presente qui con me, è una persona che lavora per il processo di canonizzazione di Suor Faustina. Voglio chiedere alla suora dove incontrò per la prima volta Suor Faustina». «Incontrai Suor Faustina quando ero una giovane postulante e mi preparavo a diventare una suora. La incontrai con parecchie altre suore nella stanza delle novizie qui nel convento. Io ero abbastanza ingenua da pensare che le suore che si preparavano ai voti perpetui potessero avere un'aureola attorno alla testa. Naturalmente non l'avevano, ma io venni colpita in modo tutto particolare dall'aria di santità che circondava una di queste suore, che più tardi scoprì essere Suor Faustina. In un'altra occasione, quando la incontrai, ero preoccupata di quanto tempo avrei dovuto fermarmi in questo convento. Suor Faustina disse: "Affidati alla volontà di Dio, tu starai qui per tantissimo tempo". Io sorrisi e dissi: "Forse tu sei un profeta". Chiesi alla suora da quanto tempo faceva parte della comunità ed essa mi rispose che era entrata da 58 anni. Quasi un anno dopo la morte di Suor Faustina, l'invasione della Polonia dette inizio alla Seconda Guerra Mondiale, una guerra che essa aveva predetto molte volte. Credo che siano stati registrati casi di città e anche proprio di case che furono risparmiati dalla guerra per la devozione alla Divina Misericordia. Sì, le due città principali in cui l'immagine di Gesù Misericordioso era particolarmente conosciuta, Vilnius e Cracovia, non furono distrutte affatto durante la guerra. So di un caso particolare successo nella città di Jaskov, dove vi era un raccordo ferroviario nel sud della Polonia. Gli abitanti di questa città avevano avuto l'ordine di evacuare e allora accadde che una suora apparve sulla scena distribuendo le immagini della Divina Misericordia. Due signore tornarono nella loro casa e sistemarono l'immagine sopra la porta della loro casa, non sapendo se vi sarebbero mai più tornate o quello che sarebbe successo. A una di queste signore capitò di tornarvi qualche mese più tardi e trovò che la sua casa era l'unica casa che si era salvata in mezzo alle distruzioni della guerra e questa casa esiste ancora oggi. Quella signora e suo marito vivono oggi negli Stati Uniti. Padre, quale pensa che sia la conoscenza che si ha di Suor Faustina e della Divina Misericordia nel mondo? La devozione alla Divina Misericordia, così come Suor Faustina ce l'ha proposta, si è diffusa nei 5 continenti 10 anni dopo la sua morte e al di là della proibizione dei suoi scritti e delle forme di devozione, questa si è diffusa ovunque come un fuoco. I grandi centri di devozione sono certamente le città della Polonia, nelle lontane terre delle Filippine, dell'Australia. Vi sono tante devozioni in Irlanda, in Brasile, in Argentina, nel Messico, in Africa,
le Seychelles, in India, in Indonesia. Non vi è probabilmente un posto che non sia stato toccato da questa devozione. Una delle cose che Gesù disse a Suor Faustina era ricollegata alla devozione delle 3 del pomeriggio. Sì, è annotato nel suo diario. Credo che nelle Filippine esista un programma a livello nazionale chiamato l'abitudine delle 3 del pomeriggio. È vero. Quando si apprestarono a proiettare questo filmato, l'idea era che l'intera nazione dovesse pregare assieme, in quel momento specifico, per il perdono dei peccati, per le Filippine e per il mondo e per la misericordia di Dio sul mondo. E si chiese l'aiuto di tutte le stazioni radio nelle isole e a moltissime stazioni TV di fermarsi per un momento alle 3 pomeridiane per recitare una preghiera che Suor Faustina aveva composto per quel momento. Da allora molte delle stazioni hanno continuato a farlo alle 3 e anche ora una volta alla settimana esiste un programma speciale della televisione chiamato L'ora della misericordia che diffonde questo messaggio e questa devozione. Ora che celebriamo il primo anniversario della diffusione della preghiera delle 3 del pomeriggio nelle Filippine, mi si permetta di congratularmi con gli organizzatori che hanno fatto in modo che la Divina Misericordia fosse propagata alla nostra gente delle Filippine. Padre, cosa pensa che il Signore chieda veramente di fare attraverso questa devozione? Credo fermamente che ciò che nostro Signore sta chiedendoci sia di concentrarci sul suo grande amore. Egli non ha esitato nel dare la vita per noi e questo ci deve far comprendere di rispondere al suo amore per noi. E credo che dobbiamo avere ben presente qual è il vero significato di questa devozione. Non è solamente una pia pratica. Devozione significa che tu stai offrendo la tua vita per qualcosa di grande, che dà significato ad essa, ed è proprio questo ciò che dobbiamo capire. Uno fra i messaggi importanti credo si riferisca alle opere di misericordia. Nostro Signore ci dice proprio quanto sia importante, unitamente alla devozione, il compiere opere di misericordia. E qui nel suo diario vi sono parole di estrema importanza riguardo al compiere queste opere. Il Signore disse a Suor Faustina queste parole che subito annotò: figlia mia, se io chiedo tramite la tua persona che la gente s'accosti alla mia misericordia, tu dovresti essere la prima a distinguerti quanto a confidare nella mia misericordia. Io ti chiedo di compiere atti di misericordia che nascono dal mio amore. Devi dimostrare misericordia ed avere amore verso il tuo prossimo, sempre e dovunque. Non devi sottrarti da questo comportamento o cercare delle scuse per te o dire che la ragione è dalla tua parte. E poi il Signore continuò: tramite questa immagine che egli le chiese di dipingere e di onorare, io conciderò molte grazie alle anime. Essa ha il compito di ricordare alle anime la richiesta della mia misericordia, poiché anche la fede più salda non ha valore senza le opere. In queste parole nostro Signore fa riferimento alla lettera di San Giacomo, quando questi dice: la fede senza le opere è morta. Perciò la fiducia in Dio e il compimento di opere di misericordia sono essenziali per la vera vita cristiana e in questo modo le rivelazioni fatte da Gesù a Suor Faustina coincidono esattamente col Vangelo. E il diario di Suor Faustina è di grande importanza per la causa di beatificazione? È una parte importante, se così si può dire. La cosa primaria e necessaria per la beatificazione è provare che una persona è vissuta mettendo in pratica le virtù fino a raggiungere delle vette eroiche. E questo può essere verificato solamente attraverso le testimonianze di persone viventi dietro un preciso tipo di documentazione. E lei pensa che si dovrebbe pregare per la causa della sua beatificazione? Questa è certamente la cosa principale, poiché uno degli elementi più importanti per l'elevazione dei cristiani agli onori degli altari è che i fedeli siano veramente interessati alla causa e che la persona presentata per l'esaltazione all'altare abbia una grande influenza e un grande significato per tutta la Chiesa.
Credo che la Chiesa abbia necessità di attestare almeno un miracolo per la causa di beatificazione. Possediamo un miracolo collegato a Suor Faustina? Sì, lo possediamo. Ce n'è uno in particolare che sarà accettato per la causa di Suor Faustina. Posso affermare che ne fui personalmente coinvolto, poiché la famiglia che riguarda questa persona guarita fu accompagnata da me sulla tomba di Suor Faustina a Lagevnicki. La famiglia a cui padre Michalenko si riferiva era quella di Maureen Digan, suo marito Bob e i loro figli. Qui la signora Digan sta dando la sua testimonianza alla TV americana. Dopo la mia testimonianza, sono sicura che qualcuno, se non tutti, si chiederà perché a lei e non a me o ai miei cari. Ebbene, io me lo chiedo ancora perché a me e non al mio giovane figlio malato terminale. All'età di 15 anni io contrassi una malattia chiamata lipodema. Dai 15 anni ai 20 anni dovetti sottopormi a ben 50 operazioni. Entrai ed uscii dall'ospedale per 10 anni. Si partiva da una settimana fino a 12 mesi di ricovero in ospedale. All'età di 19 anni subii un'operazione alla spina dorsale e fui paralizzata dalla vita in giù per 2 anni. All'età di 20 anni ebbi la mia prima amputazione. La malattia divenne così grave nel restante moccone che dovetti essere amputata fino al tronco. Bob sentì di dover essere chiamato a condurre la sua famiglia in Polonia. Egli arrivò qui a Eden Hill e parlò con padre Serafim e chiese se egli voleva accompagnarci. Gli fu dato il permesso. Il 28 marzo 1981 mi recai a confessarmi in Polonia e quella fu la prima buona confessione dopo molti, molti anni. Mi sentii davvero un poco più vicina a Suor Faustina, a quell'epoca e al Signore, ma probabilmente non ancora molto. Quella notte del 28 marzo stavamo pregando presso la tomba di Suor Faustina in modo tutto particolare per una guarigione. Stando ancora nella stessa posizione accovacciata, io dissi fra me e me: «Bene, Faustina, fa qualcosa per me». Il dolore cessò e il gonfiore sparì. Fu convinta di essere in preda ad un esaurimento nervoso perché non credevo nei miracoli. Imbottii la mia scarpa di stoffa così che nessuno potesse sapere che il gonfiore era sparito. Smisi la mia medicazione, la mia malattia se n'è andata completamente da quel momento. Mi sono fatta visitare da 4 medici e tutti hanno detto che la mia era una malattia incurabile e che era impossibile che guarissi. Nostro Signore sceglie chi crede. Noi non possiamo che ringraziarlo per la mia guarigione, che verrà utilizzata per la beatificazione di Suor Faustina. E come si legge nel diario, più grande è la miseria, più grandi sono i diritti che abbiamo davanti alla misericordia di Dio. Grazie. E da allora ogni traccia della sua malattia se n'è andata ed ella è in perfetta salute. Una guarigione più recente che è stata presa in considerazione riguarda Ugo Festa, un uomo di 39 anni, padre di 2 figli. Soffriva di sclerosi multipla, distrofia muscolare e anche di un tipo molto grave di epilessia. Ciò che ha dato una svolta alla sua vita fu l'incontro a Roma con Sua Santità, il Papa Giovanni Paolo II, la domenica 29 aprile 1990. Il Santo Padre si avvicinò a lui mentre egli se ne stava seduto sulla sedia a rotelle e teneva fra le mani un'immagine stampata di Gesù misericordioso che chiese al Papa di benedire. Dopo averla benedetta, il Santo Padre disse a Ugo di andare a Trento e di avere fiducia nel cuore misericordioso di Gesù e nell'intercessione della mia Suor Faustina, la suora polacca a cui Gesù misericordioso si era rivelato. Dopo aver pregato 4 giorni a Trento davanti alla grande icona del Salvatore misericordioso, egli vide la figura di Cristo nell'icona diventare viva. Ugo si decise a chiedere a Gesù ciò che gli venne in mente. «Dammi la possibilità di alzarmi in piedi, se puoi», egli disse verso l'icona. Ed è a quel momento che la figura di Gesù uscì dall'icona dirigendosi verso di lui e lo toccò. Ugo si trovò in piedi senza più la sedia a rotelle, con le braccia alzate davanti all'icona, completamente guarito.
Da quel giorno in poi, Ugo ha continuato a pregare e a ringraziare Dio per la guarigione miracolosa. Il 29 agosto 1990 si recò ad un'udienza del Papa, dove gli fece il resoconto di quanto gli era accaduto a Trento come risultato del suo ordine di recarsi lassù. Ed è in questa occasione che portò al Papa una stampa raffigurante Gesù misericordioso, stampa che portava sul retro le firme di tutte le persone che erano state testimoni a Villa o Santissima a Trento della sua guarigione. Padre Michalenko ricevette questa notizia della guarigione di Ugo direttamente da lui a Roma l'anno scorso. La devozione alla Divina Misericordia ispirata da Suor Faustina si sta diffondendo in ogni angolo della terra, partendo dalle radici cristiane della sua terra, e molte migliaia di persone fanno festa nel giorno della Divina Misericordia. Molte migliaia di persone sono tornate alla fede attraverso questa devozione. Libri e volumetti che trattano questa devozione e parlano della vita di Suor Faustina si stanno moltiplicando a grande velocità ovunque. Videocassette vengono prodotte in qualsiasi parte del mondo. Presso una stazione TV americana si recita la coroncina della misericordia ogni giorno. L'arcivescovo di Cracovia, Karol Wojtyła, completò la prima fase del processo di beatificazione di Suor Faustina nel 1967. Fu soprattutto attraverso il suo intervento che nell'aprile del 1978 la Santa Sede capovolse la sua decisione originale e tolse il divieto sul suo diario. Sei mesi più tardi, il cardinale Wojtyła divenne Papa Giovanni Paolo II e il forte legame del Papa con Suor Faustina continua anche ai nostri giorni. In una celebrazione dell'Eucaristia, in una delle sue visite in Polonia e in un'altra occasione a Roma, fece riferimento a Suor Faustina e quando pubblicò l'enciclica Dives in Misericordia, richiamò la figura della serva di Dio, Suor Faustina Kowalska, la quale portò il messaggio del Gesù misericordioso ovunque nella Polonia e nel mondo intero. Suor Faustina morì nel 1938, ma l'interesse per il suo messaggio cresce di giorno in giorno, prova vivente delle sue stesse parole. Sento che la mia missione non finirà con la mia morte, ma avrà solamente inizio. O anime dubbiose, io tirerò via il velo dal cielo per convincervi della bontà di Dio, così che voi possiate cessare di ferire ed offendere il dolcissimo cuore di Gesù. Dio è amore e misericordia. Signore e maestro di questa casa, mi accetti? Certo che ti accetto, tu sei nel mio cuore. Suor Faustina, l'apostola della Divina Misericordia. Cielo si espande sull'umanità. Questa tua divina misericordia. Confido in te.
Salvatore. Con gioia festeggiamo questo giorno.